Bentornati, oggi vi portiamo sull'isola di Ischia. Il consiglio, se volete visitare Ischia, è quello di volare su Napoli. Dall'aeroporto potrete prendere un taxi che vi porterà al Molo Beverello, dove potrete imbarcarvi su un aliscafo che in circa un'ora vi porterà sull'isola di Ischia. Noi abbiamo deciso di soggiornare in un bed and breakfast direttamente a Ischia Porto, in modo tale da essere comodi per girare tutta l'isola e anche per effettuare delle gite in giornata direttamente dal porto di Ischia, di cui vi lascio il link in descrizione se volete andarlo a vedere. In questo video parleremo nello specifico di Ischia Porto e Ischia Ponte, che come possiamo vedere sono abbastanza vicine e raggiungibili a piedi. Da questa immagine è possibile vedere Ischia Porto e sulla destra invece Ischia Ponte, dove andremo nelle immagini successive. Stiamo girovagando per il centro e l'una, fa caldo ma neanche troppo ed è desolata. Bello perché si visita bene. Siamo in via Roma, i negozietti sono ancora chiusi, riapriranno poi alle 4 e stiamo salendo verso il Castello Aragonese. Santa Maria delle Grazie e delle Anime e del Purgatorio. Sulla riva destra è possibile mangiare in uno dei numerosi locali che affacciano sul porticciolo, che offrono piatti di pesce fresco e di cucina locale, tranquilla durante il giorno e più animata durante la sera. Da Ischia Porto è facilmente raggiungibile Ischia Ponte direttamente con una camminata. Basterà percorrere la via centrale allontanandosi dal porto fino a raggiungere Ischia Ponte e il Castello Aragonese. Siamo nella zona centrale di Ischia Ponte. Da questo punto abbiamo la vista sull'isola di Procida e su un'isola completamente verde e disabitata. Ora procediamo verso il Ponte Aragonese e il castello. Il Castello Aragonese è visitabile tramite il pagamento di un biglietto e dall'alto è possibile godere di una vista sull'isola di Ischia. In questa zona di Ischia sono presenti anche diverse spiagge. Noi in questa giornata non abbiamo trovato bellissimo tempo, ma quando il cielo è limpido è possibile vedere in lontananza anche il Vesuvio, che qui si intravede tra la foschia. Lasciamo Ischia nuovamente dall'iscafo con un po' di malinconia. Ritornando verso Napoli, sulla sinistra è possibile scorgere, proprio verso la collina di Posillipo, il celebre palazzo di Un Posto al Sole. Ci vediamo nei prossimi video dedicati a Ischia. Per supportarmi vi chiedo di mettere un mi piace sotto al video e iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, in modo tale da ricevere tutte le notifiche dei prossimi video che andremo a pubblicare e scoprire la prossima destinazione.